Amici, ma soprattutto nemici bianconeri, buongiorno ragazzi, rieccomi ragazzi, qui a Siracusa. In questo momento siamo via Necropoli Grotticelli, ragazzi. Commesse, 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 commissioni, commissioni, commissioni. Nel frattempo volevo riproporre la rubrica Nati si racconta. Anche perché mentre aspettavo e giravo Facebook mi è comparsa la foto di Alessia Mers. Alessia Mers, classe 1974. E mi è venuta in mente l'esperienza che ho avuto no, con Alessia Mers. Possiamo dire con Alessia Mers, ma non con Alessia Mers. E vi spiego il perché. Quindi 1997, Juventus-Ajax, semifinale di ritorno, che finì 4-1, dove io ho visto a Torino la partita con un mio amico, che saluto, della macchina Paolo, la partita, una grande partita, 4-1 è finita. E siamo partiti da Catania, siamo partiti con questo aereo. Ciao, ciao, con questo aereo e niente, ci siamo imbarcati, 1997, quindi 93, 20 anni, 23 anni, 24 anni, così. Lei è un anno più piccola, lei è un anno più piccola di me. A ogni modo, ci siamo imbarcati e ci siamo poi seduti. Io ero sulla fila di destra e sulla fila di sinistra ci divideva il corridoio dell'aereo. C'era questa ragazza con un paio di occhiali grandi, un cappotto lungo sotto le ginocchia. Lo sapete quei cappotti lunghi, no? Ancora non ci avevo fatto caso. L'emozione del volo, l'emozione della partita che stavamo andando a vedere, tutte queste, diciamo, turbolenza di emozione, ecco. E poi partiamo, ci mettiamo in volo, il volo livellato, e quindi questa ragazza si alza e si toglie questo cappotto. E io di dietro, lei girata di spalle, noto subito un gran culo, delle cosce meravigliose, che subito io mi si accende subito la spia dell'olio. Subito, subito! È stato un decimo di secondo e si è accesa subito la spia dell'olio. Poi si è seduta, minchia, l'ho riconosciuta perché si è tolta degli occhiali, minchia, lei si è messa. Minchia, lei si è messa. Gli ho fatto così all'amico mio, a Paolo. Paolo, guarda chi c'è, Paolo, minchia, minchia, bellissima. Ragazzi, da quel momento in poi mi è partita la valvola. Mi si è accesa la spia dell'olio, la turbina, mi si sono accesi tutti le spie possibili e immaginabili del mio corpo, tutti, tutti, sono andato in arrapation totale, sono andato in uno stato proprio confusionale, anche perché, mi dovete credere, questa ragazza accavallava le gambe, una volta metteva la gamba destra sulla gamba sinistra, una volta la gamba sinistra sulla gamba destra, io ero diventato ormai fuso, mi era la testata l'avevo bruciata, come la guarnizione totalmente bruciata. Io stavo impazzendo. Cioè, in quel momento avevo io l'arnese qua, potevo bucare la fusoliera. Potevo bucare la fusoliera. Infatti, io devo trovare il sistema per cercare di sistemare questa situazione, perché non potevo. Stavo impazzendo perché questa si accavallava queste gambe. Stavo impazzendo, ma di una bellezza lesse nel viso, bellissimo. Quindi a questo punto gli dico, senti, io sono in bagno, sto andando, ma perché ti stai cagando addosso? Ma quale cagare addosso? Devo andare in bagno, devo fare un servizio. E mi alzo naturalmente con l'arnese sparato a mezzogiorno, mi piego su me stesso, mi tocco la schiena, faccio finta magari che avevo un dolore e mi dirigo verso il bagno. Nel frattempo c'era lo steward, mi fa: hai qualche problema? No, forse uno strappo, un crampo, non lo so, ora vado in bagno magari.
vado in bagno, entro, vado in bagno e lì scarico tutta questa energia, questa. Ma ripeto ragazzi, ero fuso con me, anche perché 24 anni ti trovi una bellezza stupenda, meravigliosa. Quelle cosce a destra e a sinistra si alzano, si aprono, non si aprono. Mi sono passati davanti tutti i film di Mona Pozzi, mi sono passati davanti tutti i film possibili e immaginabili della testa. Ero completamente in stato confusionale. Comunque, scarico tutta questa energia, esco tutto tranquillo, col petto gonfio. Lo stesso steward mi guarda, tutto a posto, è passato tutto, è passato. Un pochino lui ti... Come è possibile? Comunque, passo davanti ad Alessia, la guardo, gli dico grazie, comunque sei bellissima. E lei mi fa prego e mi siedo. E quindi questa è un'esperienza. E poi siamo andati a Torino a vederci la partita 4-1. Ho visto Zinedine Zidane, altro, e lì ci voleva un altro smanettamento, ci voleva, perché vedere Zidane anche là ti si parte la brocca, ti si accendono tutte le spie. E anche questa fu una bella esperienza con Alessia, ripeto, di una bellezza unica, veramente. Complimenti per questa ragazza. Un abbraccio ragazzi, ma se ci incazzate sempre fino alla fine, Allegri Auto.